Sono 21.000 gli iscritti di quest'anno per la Color Run, la corsa di 5 km dove non conta arrivare per primi, bensì trascorrere all'insegna del divertimento l'intero percorso, che a Trieste è il suo punto di partenza all'interno del Porto Vecchio, per poi proseguire verso le rive, giro di boa in piazzale Straulino e ritorno in direzione Porto Vecchio, dove si chiude il circuito. La particolarità, e da qui il nome Color Run, è che i partecipanti saranno cosparsi di colori attraverso delle soluzioni di polvere che verranno lanciate dallo staff in quattro differenti punti del percorso, in modo da raggiungere l'arrivo nella maniera più bizzarra e ovviamente colorata possibile. In occasione dell'evento le iscrizioni avevano già chiuso i battenti alcuni giorni fa, proprio per l'elevato numero di richieste di partecipazione. Cifra record di 21.000 persone, quasi il doppio rispetto allo scorso anno. Il leitmotiv della corsa, ma in generale dell'intera manifestazione, è però lo stesso: divertimento, stravaganza e musica. Start fissato alle 17.30 con termine alle 19.30. Le partenze sono state regolate a gruppi per non creare mucchi troppo affollati di persone e per agevolare il lancio dei colori da parte dello staff presente nei quattro punti del percorso. Al termine della corsa inizierà la festa al villaggio della Color Run. Protagonisti saranno ancora le polveri colorate, tutti coloro che hanno sgambato per i 5 km del circuito e soprattutto musica ed animazione organizzata dallo staff. Troppo scontato dire infine che prima, durante e dopo la gara gran parte della festa di ognuno dei partecipanti si trasferirà sui social network con foto e video che ricostruiranno la Color Run di ciascun partecipante.